Eccoci ritornati con la settima, penso, parte del Let's Play di Super Paper Mario, tenuta da ABC Pippo, che sarei io. Continuiamo nel tempio, ultimo livello del primo mondo, dove prenderemo il secondo cuore puro. E niente, ok. Qui saliamo, entriamo in questa porta. Poi qui, da questo tubo usciranno dei nemici, noi li prendiamo e con Manolo li lanciamo contro quel cubo blu col punto esclamativo. Fuori dalla stanza è successo qualcosa. Noi adesso usciamo. E usciamo. Ops. Voltiamo in 3D per evitare questi bestioni. Qui sono rotti alcuni blocchi. Afferriamo la chiave con Manolo e possiamo entrare nella porta con la serratura. Chiave delle rovine. Ok. Adesso col potere di Consilia troviamo questa piattaforma invisibile, che adesso è visibile. Noi ci saliamo sopra e entriamo nella porta. Poi qui, se si svolta in 3D, c'è una stradina segreta che noi percorriamo e ci porta a uno scrigno. Lo apriamo e otteniamo una carta, la carta Nella. Adesso ricarichiamoci un po' la barra, sennò perdiamo vita. E data la poca vita che abbiamo, è l'ultima cosa che vorremmo. Adesso ripercorriamo la strada al contrario. E continuiamo. Dall'altra parte c'è un getto di fiamma. Due getti di fiamma noi li evitiamo. Qui si svolta in 3D. Si entra in questa fessura nel muro e prendiamo una chiave. Così possiamo aprire un'altra porta con la serratura e possiamo continuare. Qui saltiamo sulla molla tenendo premuto 2. Poi bisogna, ecco qua, salire sulla scala. Veloce. Premiamo questo interruttore e si apre un altro interruttore molto più grande. Potremmo mettere direttamente quello grande, no? No, perché adesso escono dei mostri. Schiacciamo l'interruttore e si apre il pavimento e tutti i bestioni cadono giù. Quindi dove prima cadiamo giù, dove prima c'era una porta volante, adesso non è più volante, ci possiamo entrare. Tanto qui cos'è che c'è? C'è niente. Allora entriamo nella porta e bene. Qui ci sono degli interruttori, se svoltiamo in 3D scopriamo che bisogna colpirli in ordine. 1, 2, 3 e 4. E magicamente appare una scala, una scalinata. Ok. La saliamo. Prendiamo un fungo vita che ci restituisce tutta l'energia. Salviamo tranquilli. Entriamo nel tubo e se non sbaglio dobbiamo affrontare un altro boss, secondo boss, sì.
Allarme. Ecco, Toti. È un drago. Sembra molto pericoloso. Rilevato intruso, vattene immediatamente o verrai punito. Però poi ci riconosce. Attendere, scansione inizializzata, cappello rosso presente, tuta blu presente, baffi di livello 5 presenti. Incredibile, identificazione soggetto possibile. Ma è impossibile. Attendere, prego, ricerca database in corso. Intanto negli occhi c'è la schermata di The Wii Shop. Ricerca completata, soggetto identificato. Sistema sovraccarico, eroe leggendario identificato. Perdonami eroe, mi chiamo Draker. Il mio unico scopo è difendere il cuore puro dai malintenzionati. Ci hai messo molto, ho atteso il tuo arrivo per migliaia di anni. Puoi passare, il cuore puro ti attende più avanti. Quindi sembra che non dovremmo affrontarlo. Però, non sarà così facile, oh no. Chi parla? Eccolo, è Dimensio, uno degli sgherri del Conte Cenere. Piacere di fare la conoscenza tua e dei tuoi baffi. Sono il signore delle dimensioni, l'idolo delle folle. Sono Dimensio. Ricorda bene questo nome. Ti conosco, tu sei quel... Sarebbe troppo noioso se questo viaggio terminasse così facilmente. Invece finirà con la magia. Molto meglio, ora tu e questo guardiano robotico potrete divertirvi insieme. Sarà proprio una bella festa quando lui ti farà la festa. Ciao. Adesso ha mandato in tilt il drago. Ma cosa? E dobbiamo affrontarlo. Premi un tasto per riavviare. Sistema operativo non trovato, inserisci disco di installazione. Disco non trovato, accettati che il coperchio del disco sia chiuso. Errore, inserisci disco da via. Ehi, ciao. Questo qui parla e non ferma nessuno. Tanto stava sparando cose informatiche a caso. Oh, adesso possiamo affrontarlo. Finalmente. RAM programma pirata, era un generatore di insulti, smamma puzzone. CTRL alt canche. Ecco. Per affrontarlo cosa faccio? Allora, eccolo lì. Ah, innanzitutto mi aspetterei che arrivi. Poi evitiamo di farci prendere. Aspettate, porca miseria. È enorme. Non so neanche se riusciamo a batterlo in questa parte, non credo proprio. Sta per arrivare da destra, lo sento, dovresti svoltare in 3D. Noi obbediamo. E poi quando fa così, noi gli saltiamo sopra. Così adesso noi siamo sopra Draker. Arriviamo vicino alla sua testa. Offriamo una di queste... cos'è che sono? Papere, boh. Lanciamo tutto quel disco verde, quella cosa verde che gira sopra di lui. E così lo colpiamo. Aspetta, devo lanciarti la papera. Vabbè, quando fa così ormai è evidente che dobbiamo scendere. No! Non dovevo scendere! Che bastardo! Ora dobbiamo aspettare e rifare tutto da capo. Qui, drago, drago, drago. Ah, aiuto! Ah, penso che la vada.
Sembra che Drake voglia darci la carica, meglio fare attenzione. Ecco, l'avevo già capito. Noi li saltiamo ancora in groppa. Ecco, io terminerei anche qui la parte, anche se non è un bel punto in cui terminarlo. Però siamo quasi a 11 minuti, non vorrei evitare inconvenevoli. Quindi terminiamo qui la parte e ci vediamo subito nella prossima parte di Super Paper Mario. Ciao ragazzi, ci vediamo.